Salve ragazzi, eccoci qua con un video stavolta dedicato alle perline, quelle che si stirano. In questo video vi mostriamo come fare questa scatolina. Ecco qua, si può utilizzare per mettere orecchini, chi ci mette dentro anche le pastiglie. Insomma, si può utilizzare in tantissimi modi. Eccoci qua. Allora, per non fare il video lunghissimo, io mi sono già portato un po' avanti e ho già fatto il fondo, che è questo. Questa qui ha 4 anelli, ma io stavolta ho deciso di farla a 6, quindi tata, l'altro anello è ancora sotto a raffreddarsi. Lo puoi anche togliere. Lo posso anche togliere. Io ho già fatto 5 anelli e andremo a fare il terzo, cioè il sesto, poi faremo il coperchio e l'incastro, e così la scatolina sarà completa e dopo vi faremo vedere anche come assemblarla. Allora, facciamo l'ultimo anello. Io ho scelto 3 colori: il viola, il verde e il rosa. Stavolta utilizzo le perle da stirare che si trovano da Tiger. C'ero andata sotto Natale e le avevo prese. Questa volta utilizzerò quelle. Allora, cominciamo. Noi la facciamo forma di, io ho voluto farla a forma di cuore, comunque si possono già usare anche altre forme. C'è il quadrato, poi cosa abbiamo? Abbiamo l'esagono, il cerchio e anche la stella che adesso non ho qua con me. Quindi di formine ce ne sono. Ci sono anche quelle più grandi, se si vuole, ma lì c'è da perderci più tempo, quindi nel video non riesco a prendere le perline. Io mi aiuto con una pinzetta stavolta perché ho le unghie che sono troppo corte e faccio fatica. Poi faccio fatica anche con questa pinzetta, insomma. Eccola. Chirara, sei passata tesoro, grazie mille. Facciamo il bordo del cuore senza riempirlo. Eccoci qui. Dopo voi potete scegliere tantissimi altri colori. A noi piace, a me sono piaciuti questi 3 qui e li ho utilizzati. Dopo ce ne sono che di sotto. Io uso le Ama Beads e le prendo dal sito perline da stirare.it. È un sito velocissimo e ho visto che ci sono anche le perline. No, Chirara ha colpito ancora tutto quello che si può giocare, lei prende. E stavo dicendo che sul sito si trovano quelle bicolore, che sono bellissime, tra l'altro mi piacciono tanto. Eccoci qui, io spero di essere nell'inquadratura. Dai un occhietto per favore. Oh, ma questa qui è proprio, eccoci qui,
E questo è il cerchioletto. Perfetto. Dopo magari quando sistemiamo, montiamo il video, vedremo se con la Sabina riesce a mandarlo in avanti un po' veloce, che almeno così non vi tata. Stiri? Sì, perché abbiamo fatto un accordo, una stira e l'altra infila le facciamo vedere mentre. Ma è un casino, sto con un po' girando. Ah. Però la prossima volta comunque l'avevamo fatto un video su come stirare. Sì. Magari lo metteremo. Allora, giù nell'info box lo metti, sono a posto. Sì, quando abbiamo fatto Luna vi ho fatto vedere, magari il prossimo video che facciamo ci mettiamo giù meglio e facciamo vedere, cioè impostiamo il tavolo anche per farvi vedere come si stira. Adesso dobbiamo fare il coperchio, eccolo qui, usiamo questo bianco, dai, perfetto. Allora, facciamo il primo giro viola. Sta venendo, dai, mi piace. Magari qualcuno che dirà, beh, che schifo. O no. Io tutta bella contenta e soddisfatta, mi piace. L'anno scorso avevamo fatto anche il presepe. Te lo ricordi, Nanno? Mm-hmm. Magari a tempo debito, perché bisogna iniziare un po' prima, potremmo fare i video dei vari personaggi. Sì. C'è la abbiamo fatto la mangiatoia, Gesù bambino, Giuseppe, Maria e tante belle pecorelle. Mm. Allora, il coperchio è finito. Stiri, per sì. Favore. Lo metto qua vicino. Intanto io faccio il bordo. E siamo al terzo giro praticamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, il quarto è. No, il terzo. Un candelotti. Prova a guardare. È sul terzo. Cioè, qua praticamente. Ah sì, ok, il terzo. Perfetto. E lo facciamo viola. Allora, 1, 2 dovrebbe essere questo. Guarda. È quando ho finito? Sì, che praticamente dopo dovrebbe risultare, in mezzo ce ne rimane solo una fila. Mm-hmm. Ok, adesso facciamo anche il bordino, così quando adesso qualcosa che non quadra, perché questo è distante. Perché quella lì in alto è messa in su. Esatto, così, bene. Della serie manco riesco a seguire bene. Vabbè, ce la posso fare. Posso. Ok, e si chiude così. Okay. Lì, e poi salgo di così dovrebbe. Sai, quando si inizia, anche qui è quasi finito, né? Mm-hmm. Ok, lì, perfetto, come viene qui, quanto mi piace. Ok. No.
stava lì, questo va qui e questo va qui. A posto! Arrivo. Ti faccio spazio. E devo prima stirare quello. Sì, sì, sì. E intanto che si raffredda. Allora, comincio a sfumare. Esatto. Ok. Però tu devi starmi qua a vedere se riesco a centrare. Inquadratura. Sì, 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 sì. No, sto facendo attenzione, non. No, non ho nessun scotch qua. Per chiudere in lì. Adesso chiudiamo qua. Oppure c'era lì dello scotch di carta. Come rompersi i denti in diretta? Sai com'è? Più bello fare le cose. Allora uno. Dopo lo metterò nel sacchetto se caso. Due. È che la lacche 2 mi sono saltate fuori, perfetto, quando si dice le cose. Mettiamo via queste. Perché sai che come verrebbe bene la scatolina con le perline bicolor? Verrebbe proprio bene. Adesso. C'è. Alcuni di voi ci hanno chiesto di farci vedere, di fare un video sulle creazioni che facciamo con le perline. Allora, noi le creazioni delle perline le facciamo specialmente quando abbiamo dei regali da fare, quando tipo compleanni o roba del genere, facciamo dei piccoli pensierini con le perline. E quindi è quello che non ve li mostriamo, perché facciamo e andiamo via. Allora, il fondo, questo qui, i tre verdi servono, tre rosa, due cuoricini così, perfetto. E qua dovrebbe essere già posto. No? E l'incastro, questi sono quello che vi, adesso vado di là io, quello grazie. Che vi occorre per assemblare la scatolina. Tanto qua sposto. Sì. E all'inizio, se ti ricordi, si accendono con la tac. Esatto, ma dopo abbiamo È un po' un casino che c'è. Sei a posto? Sì, sì. La prima cosa attacco l'incastro. Più verso il. Ecco, così, bravissima. E ci hanno intacco tutto. Vuoi qualcosa per pulirti le mani? Ma intanto si raffredda subito sulle dita. Intanto qua si raffredda per bene. Ok. Fallo vedere a me. È esatto. Così, brava. Allora, prendiamo una verde. Metto un po' di colla su. Non la passo su tutta, ma la metto solo su alcuni punti. Sennò dopo è un casino. Ok. Se ti serve una mano, dimmelo, no? Dopo sei fuori. Stavo tirando dei film. Sì, dopo una volta che li tiriamo via tutti in ultimo i filamenti, dai. Non. Un altro verde. Dopo voi potete, allora, la volete più alta, la potete fare più alta, cioè non. Dopo va a.
gusto vostro. Ho detto, la prima che abbiamo fatto, noi l'avevamo fatta a 4, che l'avevamo regalata alla nonna della Sabina come porta pastiglie. Che è tua mamma, appunto. Sì, beh, sarebbe tua nonna, insomma, adesso alla nonna. E per la festa della mamma gliel'avevamo regalata. Bellissimo. Esatto. Così mio papà la sera prepara le pastiglie nella scatolina e alla mattina lei le prende. Che era un po' che volevano una scatolina, ta 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 ta. Ah sì? Allora abbiamo... L'abbiamo fatta noi, esatto. E quindi... Ok. Sai, come pensierini sono sempre... non si... così. Brava. Ma quando l'ho attaccato la colla... Non ci hai messo la colla lì? Poi se per caso sbava basta che ci si passi sul dito e va via. Ok. Ti viene via facilmente, basta. Sì, basta. Esatto. Così è perfetto. Sì, poi vabbè, dopo finirò meglio. Ma sì, dopo finiamo bene di... Oh. Forse lì è meglio che ne metti un po' di più di colla. No. Perché con la colla a caldo è la prima volta. L'ho sempre fatto con l'attac. L'attac lo dai su tutto il bordo proprio? No, perché dopo era un casino. Non lo buttavo con l'attac. Lei è l'esperta a stirare e attaccare. E io sono l'esperta a infilare. Perché non ha... grazie. No, io non ho pazienza. Lei non ha pazienza e allora... Allora. Abbiamo diviso i compiti, giustamente, uno produce, l'altro attacca. E la catena di montaggio va avanti che è una... Vabbè, dopo finiamo, la finisco io dopo di sistemare, cioè di tagliare tutti i fili. Ti. Brava. E eccola qua. Eccola lì. E questa qui è la scatolina, falla vedere sui vari lati. No, vieni un po' più in giù, così, perfetto. Ecco, così, bravissima. Eccoci qui. Eccola qua. Sì, vede che non siamo proprio esperte perché quando stiriamo non riusciamo neanche ancora a tenerle le stesse altezze. Quindi, beh, è bello che sono artigianali così. Fanno vedere che sono fatte in casa. Niente, ragazze, speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi sia stato un po' d'ispirazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!